Ci siamo. Allora, bentrovati a tutti gli amici che ci seguono e quelli che ci seguiranno. Questa è una serata speciale e veramente abbiamo la gioia davvero di avere con noi Irene Sisi e Claudia Francardi e ben arrivate, prima di tutto, a Irene e Claudia. Allora, voi avete visto, probabilmente qualcuno di voi ha visto i post, le comunicazioni che abbiamo inoltrato nelle ultime settimane proprio riguardo questa training intervista. Per chi mi segue, sapete che abbiamo fatto un percorso anche nel gruppo Spazio Formazione Testa Cuore sul perdono, perdono e riconciliazione per fare un po' di chiarezza. E proprio mentre preparavo un pochettino tutti i contenuti per voi, mi sono ricordata di aver avuto nella mia vita la grazia di incontrare questa storia. Quindi non avevo ancora avuto la grazia di incontrare loro, ma questa storia molti anni fa che mi aveva colpito tanto. Perché? Perché è una storia concreta, veramente costituita da due persone semplici, due persone come noi che hanno avuto però nella loro vita una prova, un dolore grande e hanno fatto di questo dolore, come abbiamo messo nel titolo, dal buio del dolore alla luce del perdono. Ecco. Allora, Claudia e Irene, e tra poco saranno loro stesse a raccontarci la loro testimonianza. Hanno fondato, arrivo un pochettino all'epilogo per poi ripartire dall'inizio, un'associazione che si chiama Amica e Novele. Questa associazione dice, se voi vedete nelle info della pagina, dice questo. Questa pagina nasce con l'intenzione di diffondere la cultura della riconciliazione. È un breve riassunto del nostro breve lungo cammino. Speriamo di poter aiutare e dare sostegno alle tante persone che per svariati motivi si trovano ad affrontare un dolore. Allora io comincio a chiedere a Claudia se vuole raccontarci la loro testimonianza. Claudia, ci racconti? Buonasera a tutti, grazie a tutti, ciao Irene, ciao Sara. Sì, hai detto, noi siamo le fondatrici di questa associazione, nata purtroppo da una storia di dolore, che ormai compie, sto compiendo, sta compiendo 10 anni. Infatti era il 25 aprile del 2011, quando mio marito, che era un carabiniere scelto, un appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, e stava svolgendo il suo lavoro durante un rave party. La storia la conoscono in tanti perché è stata una storia che è passata insomma, nei mass media, quindi in TV. Ne parlarono tanto in quei giorni, era un giorno di Pasquetta, quindi un giorno di festa. E Antonio fermò questi ragazzi che andavano a questo rave dopo una notte in discoteca e tra questi ragazzi appunto c'era anche Matteo Gorelli, il figlio di Irene, che è qui con me. E Antonio fa un alcol test perché essendoci questo raduno era normale, anche se era mattino, quindi era normale fare questo controllo. Lui era una persona molto scrupolosa, molto, molto attento al mondo dei giovani e trova Matteo positivo. E quindi gli comunica che gli dovrà sequestrare la macchina. E fare appunto sequestrare la macchina e togliere la patente. E Matteo sembra all'inizio sembra calmo, sembra accettare questa cosa, poi si ribella e mentre Antonio sta per redigere il verbale lo colpisce alla testa, quindi Antonio entra subito in coma e poi colpisce il collega di Antonio all'occhio con il bastone con il quale aveva prima colpito Antonio e l'altro collega perderà un occhio. E poi vabbè, arriva un'altra pattuglia, l'inseguimento e la cattura di Matteo e degli altri ragazzi che all'epoca erano minorenni.
E cosa dire, questo è l'antefatto, ma da quel momento ovviamente la mia vita cambia. Considerate che io ero a casa con mio figlio, era il giorno di Pasquetta, quindi eravamo in totale relax. E suona il campanello di casa e arriva il capitano dei carabinieri, il comandante di mio marito, con un collega che, niente, il capitano guardava in terra e il collega di Antonio piangeva. Quindi capimmo subito che c'era qualcosa di grave, era successo qualcosa di grave. Un capitano non si scomoda a venire a casa per farti gli auguri. E infatti ci comunica la notizia che Antonio era sotto i ferri in quel momento, era stato portato con Pegaso a Siena. E che era gravissimo. E quindi in quel momento succede una cosa che pensi solo che accada in televisione e che possa succedere agli altri, non pensi mai che possa accadere nella tua vita, no? E io metto insieme due cose, parto con loro, con mio figlio, con una corona in mano, perché in quel momento capisco che soltanto qualcuno più in alto può darmi la forza, può darci la forza e anche la salvezza di Antonio, perché io comincio a pregare nel miracolo e chiedo il miracolo, perché sapevo appunto che le sue condizioni erano gravissime. E lo operano, l'operazione va bene, ma è un bene, tra virgolette, nel senso che sì, per me era vivo, quindi io, l'importante era averlo salvato, però poi a poco capisco dai medici che Antonio era veramente grave, era in uno stato di coma vegetativo, quindi che non avrebbe mai ripreso conoscenza. Vado veloce, ma questi momenti, questi mesi sono stati mesi terribili in cui io ho anche vissuto la negazione di questo evento e non volevo ascoltare la realtà, non volevo sentire la verità, perché dal momento che Antonio era vivo io mi ero fatta tutto un film, era troppo grosso, era troppo forte quello che mi veniva, che avrei dovuto affrontare. Quando purtroppo invece capisco che per Antonio non ci sarà più spazio per ritornare anche solo semplicemente a parlare, a darmi un bacio, a farmi un sorriso, perché questo non era più possibile. Lui era talmente grave che non avrebbe più avuto nemmeno, non ha mai avuto la riapertura degli occhi. E da lì capisco che la strada sarebbe stata in salita, che Antonio sarebbe potuto vivere così per anni, quindi vivere in questo limbo dove sì, lui era vivo, la sua anima era viva, ma non avrebbe più potuto comunicare con me, con mio figlio, con i suoi genitori, con i suoi fratelli, con i suoi amici. E mi vanno via le forze. A quel punto avevo combattuto, avevo fatto registrazioni, avevo fatto di tutto, ero una persona che è in continuo movimento, non mi arrendevo. Da quel momento, quando realizzo la verità, mi crolla il mondo addosso e da quel momento comincia per me una fase bruttissima, quella della depressione, una depressione che mi stava trascinando in un baratro. E anche se devo dire che una luce in fondo al tunnel l'ho sempre vista, la preghiera mi ha sempre accompagnato, quindi una speranza flebile, ma avevo un corpo che si stava proprio affievolendo, non dormivo più la notte, non mangiavo, non sapevo più come cadenzare il tempo, non avevo imbarazzo nel guardare mio figlio in faccia e dirgli la verità, perché avrei dovuto raccontare anche a lui la verità, quindi avevo questo doppio dolore, non saper come fare a comunicare a mio figlio questo dolore. E quindi comincio, grazie al medico che poi ha operato mio marito, mi manda da uno psichiatra, quindi comincio anche con l'aiuto dei medici anche a curarmi, perché ho dovuto anche fare questa scelta. Io che volevo essere forte, io che non volevo ricorrere ai farmaci, ho capito che non ce l'avrei fatta, anche perché nel frattempo avrei dovuto anche affrontare processi, quindi un'aula di tribunale, dovevo preoccuparmi di ritornare a lavorare, di mandare avanti mio figlio, le forze non ce l'avevo, per cui ho dovuto anche accettare queste cure. E non è stato per niente facile, anche se devo dire, grazie all'arma che mi è stata sempre vicino, grazie a tante persone che si sono prese cura di me, perché in quei momenti, quando vivi un dolore così forte, diventi come, io lo dico sempre, diventi come un bambino che ha bisogno di cure, quindi io non volevo più stare sola, avevo sempre bisogno di qualcuno che mi facesse compagnia, perché arrivavano gli incubi e le paure, quindi elemosinavo compagnia. Però
pur sapendo che il dolore viene a noia, che il dolore stanca, che le persone possono stare con te per un periodo, ma che poi alla lunga non puoi te. Io ero un disco rotto, ripetevo sempre le stesse cose dalla mattina alla sera, quindi mi rendevo conto che questa strada poi in qualche maniera avrei dovuto abbandonarla e piano piano sarei dovuta tornare a contare sulle mie possibilità, sulle mie gambe. Però devo dire, ecco, la fortuna è che tutto questo dolore, in questa disperazione, non ho mai perso di vista che tutto questo forse un senso ce lo doveva avere, no? E che se la vita era bellissima anche nel dolore, in qualche maniera, dovevo capire cosa era successo, dovevo capire perché la vita di Matteo e di Antonio si erano incrociate, cioè dovevo comunque dare un senso anche a questo momento. E non sfuggire, non fare finta di niente, perché spesso il dolore decidiamo noi come portarlo avanti. Possiamo maturare, ma possiamo anche decidere di far finta di nulla e magari concentrarsi su altre cose, no? Distogliere il pensiero da quel dolore. E invece io ho deciso di immergermi dentro, di morire di dolore, ma di starci dentro. E poi è arrivata questa cosa meravigliosa. Io, in cuor mio, e alcune persone dell'arma lo sanno perché ne parlavo spesso, avrei avuto tanto desiderio di incontrare Matteo, ma sin dai primi giorni, perché comunque avevo bisogno di risposte, avevo bisogno di chiedere il perché, cosa era successo, che cosa l'aveva portato. Avevo bisogno di capire se Antonio era stato carino con lui, se era stato. Io sapevo quanto era dolce Antonio, quanto tenesse ai giovani, però avevo bisogno di sentirmelo ridire. E quindi, però, in questo colloquio anche con il colonnello, per esempio, lui mi diceva ancora è troppo presto, aspetta che i tempi siano maturi. Io capisco che tu non vuoi vendetta, io capisco che tu vuoi dialogo, però devi aspettare ancora troppo presto. E invece in maniera meravigliosa, una mattina un sacerdote, Don Enzo, che era un sacerdote che io conoscevo perché avevo fatto un corso per genitori, avevamo fatto un corso di Antonio, e poi eravamo stati spesso a parlare con lui. E Don Enzo era lo stesso sacerdote che entrava in carcere a Grosseto, quindi era il cappellano del carcere. E quindi aveva incontrato più volte Matteo, aveva avuto tanti colloqui con lui, ma anche con Irene. E una mattina me lo vedo arrivare a casa, io ero nella disperazione più totale, lui mi abbraccia, continua a dirmi che mi vuole bene. E a un certo punto mi dice: Claudia, ti devo dare una cosa, ti devo dare una lettera. E queste poche righe mi arrivavano proprio da Irene. E devo dire che a me ha fatto bene, perché non mi sono arrabbiata, ma l'ho visto come un affetto, una persona che comunque si stava preoccupando di me. Io ero rimasta abbastanza scioccata di quando, le rare volte che ero entrata comunque in tribunale, nessuno mi chiedesse come stavo, se non il mio avvocato. Pubblico ministero non si fermava a dirmi delle cose, a chiedermi signora come va. Io ero assolutamente una passiva, non era trasparente, ma probabilmente, cioè, ed è giusto che sia così, perché la giustizia in un tribunale deve avvenire in una certa maniera. Però io non me lo spiegavo, io avevo bisogno di gridare, io avevo bisogno di sfogarmi. E Irene mi ha dato questa possibilità che però ho cercato e abbiamo cercato insieme di sfruttare in maniera pacifica. Irene, credo che, e poi ve lo racconterà, quando mi ha scritto non sapeva cosa aspettarsi, no? Perché io potevo anche rifiutare di incontrarla, potevo anche trattarla male, e quindi c'erano varie prospettive che si potevano aprire davanti a noi. E io invece ho fatto tesoro di queste parole, ho chiesto a Don Enzo se appunto cominciava magari a mettersi in moto per far sì che questo incontro ci potesse essere. E infatti, dopo un po' di tempo, io e Irene ci siamo viste, dal
dal mio avvocato perché comunque dovevamo assolutamente essere tutelate. Se ti va, Irene, vuoi raccontare questo pezzo, poi magari ritorno io, così dici anche te cosa pensi di quel momento. Vabbè, niente, io sono Ivana, la mamma di Matteo, l'autore di reato. Nulla, vado direttamente al giorno dell'incontro perché tanto, insomma, credo che non serva poi un granché spiegare Irene, se puoi questo. alzare un po' il microfono. Mi sentite? Un po'. Così, così, adesso così, così. Nella prova andava meglio. Aspettate un Oh. secondo. Qui. Adesso mi sentite meglio? Ancora un po'. Ok, vai, tieni magari la Il bocca. tono, è proprio il tono della mia voce, probabilmente, sai. Ok. Che la sera ho un po' di abbassamenti di voce, quindi sai com'è. Comunque, niente, dicevo, io sono la mamma di Matteo, l'autore del reato, e niente, vado direttamente dritta a quello che è stato l'incontro con Claudia, perché tanto insomma, il prima poi è. Secondo me il mio prima è inutile descriverlo, perché tanto ognuno ha sempre un suo prima, e quindi preferisco parlare di quel giorno lì. E niente, io ho scritto questa lettera a Claudia perché io mi chiedevo come potesse stare lei e come potessero stare comunque le famiglie delle persone che mio figlio aveva colpito. Perché io in quei mesi, perché poi si parlava di mesi a quel punto lì, quando io e Claudia ci siamo incontrate, cioè, la mia domanda era: se mio figlio è in carcere, all'anima, no? Devastata, sta male, però fisicamente è integro, come possono, e io sto male, come possono stare le famiglie delle persone che mio figlio ha colpito? E quindi niente, all'inizio volevo prendere e andare in ospedale per dire soprattutto a Claudia, che io l'avevo intravista in un servizio al telegiornale, per dirle: guarda, io sono qui, sono la mamma di Matteo, sfogati con me, dimmi tutto quello che mi devi dire, dimmi che mio figlio è un assassino, dimmi che mi devo vergognare, dimmi che dobbiamo sparire dalla faccia della terra, tutto ciò che ti va di dirmi, dimmi, basta insomma che ti possa stare bene, no? Che questo ti possa dare sollievo anche per un istante. Sconsigliata chiaramente da tutti, perché era presto, perché come diceva Claudio, no? Non era il momento. E poi rivedendo le cose adesso avevano ragione le persone che ci dicevano in quel modo. Ho deciso di scriverle una lettera, chiedendole perdono per il gesto di mio figlio, perché Matteo l'ho cresciuto io, perché quando una persona compie un reato spezza il patto con la società, in quella società c'ero anch'io, e quindi il mio compito era quello di, in qualche modo, di cercare di andare incontro alla persona che mio figlio aveva ferito. E niente, io ricevo un sì, erano i primi giorni molto felici. Aspetta, ripeti questa cosa, Piero? Ricevo un sì a questa lettera, a questa richiesta di incontro, che poi era molto velata, però insomma, ricevo un sì, io ero molto felice. In quei giorni, proprio lo stesso giorno dell'incontro, io ho cominciato ad avere paura. Sarei scappata volentieri, mi vergognavo. Davanti a quella porta
mi sentivo piccola, 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 non sapevo neanche più cosa dire, cioè avevo la testa in palla proprio, se potevo mi sarei fatta piccola, piccola per non farmi trovare. Perché, come dico sempre, un conto è un nome e un cognome su un giornale, e un conto poi è vedere le persone. Però vabbè, mi sono fatta coraggio, sono entrata in quella stanza dello studio dell'avvocato di Claudia. Dopo poco gli avvocati ci hanno lasciato da soli, c'era anche Domenico Marino presente quel giorno. E niente, mi sono messa lì, ho ascoltato il dolore di Claudia, della famiglia di Antonio, di Nicolò, figlio di Claudia ed Antonio. Io devo dire che io e Claudia ci siamo ascoltate, siamo state fortunate, io lo dico sempre, siamo state molto fortunate perché comunque ci siamo capite. E quel giorno noi abbiamo rischiato tanto, a guardarsi indietro, noi quel giorno abbiamo rischiato tanto, perché anche se i nostri avvocati comunque erano lì, non sarebbero mai stati in grado di gestire la situazione se fosse andata in maniera diversa, perché comunque eravamo ancora due bombe a orologeria io e Claudia. Era presto, era passato poco tempo, eravamo ancora immerse entrambe nei nostri dolori. E quindi abbiamo avuto fortuna nel capirsi, nell'ascoltarsi, nel cercare io da parte mia di dare tutto il sostegno e tutto l'ascolto possibile a Claudia e lei di tendermi una mano nel non giudizio. E poi da lì è arrivata la richiesta di Claudia di scambiarci il numero di telefono. Siamo scambiate il numero di telefono e lei mi chiese se io ero disposta ad andare a trovare Antonio. Io anche lì dissi sì, certo. Ma forse ancora mio speravo che quella telefonata non arrivasse. Cioè arrivasse la telefonata ma non quella richiesta nella telefonata. E invece l'8 di dicembre, lui lo dirò sempre, era intorno a mezzogiorno e mezzo, mi spoglia il telefono. Lo siamo viste per la prima volta a ottobre. L'8 di dicembre mi scrive al telefono che mi dice che aveva programmato un viaggio per andare su a Monte Catone a trovare Antonio. Aspetta, che ti dice? Mi dice che aveva programmato un viaggio per andare a Monte Catone su a Imola, perché comunque insomma era molto distante, soprattutto da dove sta Claudia. E mi chiede se voleva andare. E io gli risposi sì. Sono andata a Monte Catone, vedere Antonio è stato ancora più doloroso e più difficile di vedere Claudio. Perché io lì davanti a quel letto mi sono resa conto veramente di quello che aveva fatto di fuori. Ho preso le mani di Antonio, ho pregato, gli ho chiesto scusa e poi dopo due giorni sono andata in carcere. Mio figlio sapeva di questo viaggio, perché Matteo sapeva tutto. Da quando io ho incontrato Claudia, Matteo è venuto a conoscenza di tutto, delle condizioni di Antonio, le vere condizioni di Antonio, perché poi erano molto diverse da quelle che venivano raccontate dai giornali. Sapeva della depressione di Claudia, sapeva della famiglia di Antonio, come era distrutta dal dolore di Nicolò. Io l'ho raccontato sempre tutto. Irene, perché tu hai detto, io ti ho sentita in un'intervista, ti ho sentita dire io volevo essere gli occhi di mio figlio. Ci stava arrivando, sì, io ero gli occhi di mio figlio, sono stata per tantissimi anni, quello che lui non poteva vedere, quello che lui non poteva fare,
l'ho fatto io per raccontarlo a lui, per far sì che lui, oltre che prendersi le responsabilità del fatto a livello legale, se ne prendesse anche a livello morale. Ma senza un racconto è molto difficile arrivare a questo, molto difficile, perché come ti dicevo prima, se non rimani, no? Confinato a un nome e un cognome su un giornale, all'epoca si parlava di Antonio, ti ricordi anche te Claudia, no? Che aveva, dava deboli segni di ripresa, forse si sarebbe risvegliato, ma così non era. Non era. Infatti, quando io sono tornata da Monte Catone, sono andata a colloquio con Matteo. Matteo, per il colloquio è durato un'oretta, non mi ha chiesto praticamente niente per tutti i colloqui. A un certo punto io gli ho detto, ti ricordi vero dove sono andata? E lui mi ha detto sì. E io ho raccontato di quello che ho visto, di come stava Antonio, che non si sarebbe più risvegliato, forse era meglio così, perché insomma Antonio era un vegetale, aveva mezza testa. E Matteo a quel punto mi ha chiesto che cosa posso fare, io gli ho detto niente, Matteo, a pregare, perché io e Claudia ne avevamo parlato tante volte di questa cosa, pregare che il Signore lo prenda con lui. E da quel giorno tutti noi, anche Matteo, ha pregato per questo, anche se questo significava un cambiamento nel capo di imputazione, da tentato duplice omicidio a omicidio. Allora, intanto voglio dire questo agli amici che ci seguono. Pensiamo a davvero questi cuori che si aprono questa sera a noi con questa consapevolezza e con questa nobiltà, perché questi sono dolori grandi, sono dolori enormi che vengono messi al servizio. E anche questi sono dolori enormi che vengono messi al servizio in modo generativo. Avete ascoltato, e adesso andiamo avanti ancora con la testimonianza, ma alcuni passaggi solo prima di quello che ha detto Claudio e dopo di quello che ha detto Irene. Claudia ha detto che lei a un certo punto ha deciso di stare nel dolore. Lei poteva evitare, non guardare, anche quando abbiamo fatto le fasi del perdono, quanto è importante stare. Sapere stare e guardare le cose come sono. Un'altra cosa importantissima tra le tante importantissime che ha detto è: non ho mai perso la volontà di trovare il senso. Ci deve essere il senso di tutto questo. E come ha detto Claudia, ti possono capitare tante cose nella vita, però dipende poi come le affronti. Come le affronti e come... Dov'è il focus? Ovviamente abbiamo sentito da parte di tutti e due proprio la forza, l'hanno trovata nella preghiera. Irene ha detto: volevo darle anche un solo attimo di sollievo. Che questo è un qualcosa di veramente meraviglioso. Voi pensate ai due cuori di madre. Due cuori di madre, un cuore di moglie e di madre che si incontrano in questo dolore e devono decidere che cosa fare di questo dolore, come viverlo. Però c'è questa compassione davvero forte in entrambe che le spinge a che cosa? Ad agire, al coraggio. Irene dice anche laddove tutti sconsigliavano, perché avete visto che abbiamo messo anche quando abbiamo presentato questa serata. Loro hanno detto: noi pensiamo davvero che attraverso il dialogo, la presa di responsabilità e il coraggio della verità possa nascere qualcosa di buono, il tutto rischiando. E hanno rischiato tutte e due, perché a un certo punto Irene ha detto: io prima ho avuto coraggio, dopo ho provato paura, vergogna, io
volevo essere piccola così in quel momento, però c'era questa spinta grande di voler dare anche solo un attimo di sollievo e di ascoltare, ho ascoltato il dolore di Claudia in assenza di giudizio. Allora, quando qua si parla proprio di un cammino di riconciliazione, quindi il perdono prima e poi la riconciliazione, non possiamo pensare a cammini di riconciliazione e di perdono senza questo coraggio, di questo rischio. Ci deve essere sotto quella spinta, e tutte e due ce l'avevano, e poi quando i relivi ci siamo state fortunate, perché effettivamente, chissà, la vostra è una storia, se noi pensiamo alle quotidianità e i bisticci, le cose per cui ce la possiamo prendere o anche rompere dei rapporti, delle relazioni, non sono cose a questa portata di dolore tante volte, eppure non ce la si fa. E invece voi ci date una traccia veramente molto chiara di questo coraggio, di questo rischio, della presa di responsabilità. Cioè Irene ne ha parlato in modo proprio molto forte, molto determinato. Io volevo che mio figlio consapevolizzasse, e un vero cuore di madre è un cuore di madre che vuole questo per il figlio. Infatti, adesso andiamo avanti, gestite voi questa parte della testimonianza, io ritorno dopo a chiedervi delle cose, passo la parola allora a Claudia. Grazie. Eccomi. Sì, da quel momento è seguita la vera presa di responsabilità, perché ovviamente l'attore principale di tutto questo era Matteo. E io e Matteo ci siamo incontrati per la prima volta di persona dentro un'aula di tribunale, ma eravamo lontani. Matteo era seduto al posto dell'imputato con le guardie accanto, io ero tra le persone che potevano essere presenti nell'aula, Irene per esempio non poteva entrare, era a porte chiuse, e non nego in quel momento, quando ho approfittato di un attimo che il giudice era uscito, la mia rabbia è venuta fuori con tutta la potenza che c'era dentro. E credo che sia stato anche sano, rileggendola poi, e anche giusto comunque tirarla fuori, no? Perché non, altrimenti sarebbe finto. E io ho chiamato Matteo, gli ho gridato contro, gli ho chiesto di girarsi, gli ho chiesto di guardarmi, e Matteo l'ha fatto. Nonostante sia durato pochi secondi, perché poi le guardie l'hanno subito protetto, però mentre io gli gridavo, gli dicevo che non doveva fare, che non aveva nessun diritto di togliere la vita a una persona bella come Antonio, e gli ho gridato che cosa ti aveva fatto, Antonio non sai chi era una persona meravigliosa, e io sto male, gli ho gridato le cose peggiori, ma erano i miei sentimenti di quel momento, erano le mie emozioni, la mia rabbia, e ho visto negli occhi di Matteo la disperazione. Quindi ho letto proprio, cioè il mio era un dolore di mancanza, era un dolore di disperazione, perché Antonio, perché quello che era successo aveva interrotto i nostri progetti di vita. Però in Matteo c'era un dolore diverso, era il dolore della disperazione, il dolore di l'impotenza, perché un'atrocità del genere non può essere, non si può tornare indietro. E io ho avuto già da quel momento, credo che dentro di me sia nata un po' la scintilla della compassione verso Matteo. L'ho visto accasciarsi, l'ho visto piangere, disperato. E quando rientravo sempre nelle aule di tribunale, i nostri sguardi si incrociavano sempre. Quindi
non potevamo parlare, ma i nostri occhi, i nostri cuori si parlavano comunque. A Irene io dicevo che comunque avrei voluto incontrare Matteo, però abbiamo deciso comunque che questa cosa doveva essere rimandata, perché comunque non era giusto, siccome in quel periodo c'erano i giornalisti che ci seguivano ovunque, no? Faceva notizie, quindi soprattutto quelli locali, ci telefonavano, ci seguivano, soprattutto si informavano sulle date che eravamo in tribunale, quindi ti trovavi fuori i giornalisti. E noi, per evitare che ci fosse, appunto, che questa cosa diventasse strumentale o se ne approfittasse, abbiamo deciso di fare silenzio. E soltanto dopo la sentenza in primo grado, perché in primo grado a Matteo fu dato l'ergastolo, poi vi racconto quello che è successo quel giorno, solo dopo quella sentenza abbiamo deciso di vederci, ho deciso io di andare a trovarlo. E quel giorno che cosa è successo? Matteo arrivò da Milano perché lui aveva deciso di non accettare gli arresti domiciliari, aveva deciso di capire, di rielaborare, di capire quello che era successo e quindi aveva accettato, ed Irene era data da fare per trovare un posto dove mandare Matteo, era stato da Don Mazzi, la comunità Exodus, dove era anche seguito, dove lavorava, dove c'erano una persona, una psicologa che lo seguiva, quindi dove poteva comunque ricostruire e capire quello che l'aveva portato nella vita a commettere questo reato. E, quella mattina era arrivato da Milano, io ero arrivata accompagnata dall'arma, una giornata in tribunale lunghissima, tantissime ore, quindi stancanti. Io entravo ed uscivo, parlavo con i colleghi di Antonio, andavo a cercare Irene, parlavo con lei, c'erano i miei parenti. Fino a sera io mi ero fatta un'idea, diciamo, molto più morbida di quella pena, perché comunque avevo visto il pubblico ministero che aveva chiesto 20 anni e avevo visto tutte le attenzioni verso Matteo, era stato mandato in comunità, quindi per me l'ergastolo non c'entrava niente con tutto quel percorso che Matteo stava cominciando a fare, no? A intraprendere. E quindi mi aspettavo una cosa diversa. E sinceramente, nonostante i primi tempi in cui anch'io dicevo sì, l'ergastolo va bene, però avevo fatto tante riflessioni e capivo che probabilmente sì, era corretto che Matteo, ed era giusto, Antonio in qualche maniera gli aveva salvato la vita, no, a questo ragazzo, quindi era giusto che Matteo potesse rinascere in qualche maniera. E quindi speravo, già si innestava dentro di me quel pensiero di una pena giusta, di un percorso che lui avrebbe potuto fare per cambiare vita, per poter non far ritornare Antonio in vita, ma per poter rinascere lui e poter dare un senso a quello che era successo. E invece niente, inaspettatamente la sera verso le 10 arriva la condanna all'ergastolo. E io ero seduta lì e ci avevo intorno parenti e carabinieri che ovviamente, come normalmente si vede, erano contenti di questa condanna perché, secondo le logiche comuni, la vendetta era la cosa più giusta, no? Cioè tu ci hai tolto la persona più cara al mondo, Antonio non c'era più, ed era giusto che lui venisse condannato nella pena più grave. Questo è il pensiero che normalmente, no, gli esseri umani fanno. E però dentro di me si era già innestato quell'altro pensiero, per cui io in quel momento, ma veramente, ho sentito come se Antonio morisse un'altra volta, come se tutto quello che era successo non fosse servito a niente. La morte di Antonio era inutile, perché se la giustizia buttava via le chiavi e questo ragazzo, l'input era marcisca dentro, come si dice normalmente in questi casi, la morte di Antonio non era servita a niente. Quindi ho provato un dolore immenso, ho cominciato a piangere come una vite tagliata e i miei sguardi erano solo verso Matteo e Matteo guardava me. E quindi è successa questa cosa particolarissima
veramente dico io di estrema compassione, di estrema empatia, perché io piangevo pensando a Matteo e Matteo sorrideva guardando me. E io veramente in quel momento ho detto, vabbè, questo ragazzo Matteo ha perso il senno, probabilmente questa condanna l'ha completamente portato, l'ha fatto impazzire. E sono rimasta con questo dubbio, stando male per i giorni a seguire, poi tra l'altro telefonai anche Irene, chiesi anche a lei la spiegazione, dico, ma Matteo mi stava sorridendo, perché mi stava sorridendo, no? Questo è successo a dicembre, io il 28 di gennaio dell'anno successivo sono andata a trovare Matteo, sono partita, mi hanno accompagnato degli amici perché prendevo gli psicofarmaci, non potevo guidare, e mi hanno accompagnato a Milano a trovare Matteo in comunità da Don Mazzi. E quando noi ci siamo incontrati, abbracciati, piangendo, tremando, è successo di tutto in quel momento, io avevo proprio questo bisogno di chiedere a Matteo perché quel giorno mi stesse sorridendo. E lui mi ha detto, Claudia, io ti stavo sorridendo perché era giusto quella condanna, perché io ho fatto la cosa più brutta che si possa fare a un essere umano. E quindi in qualche maniera volevo sollevarti, vedevo che tu piangevi, io volevo sollevarti e dirti guarda che va bene così, è giusto così. In quel momento ho capito che probabilmente, ce lo siamo dette tante volte con Irene, quel miracolo di salvezza che chiedevamo per Antonio era una salvezza diversa, ma era sempre una salvezza. Antonio probabilmente era già nel luogo più bello che ci aspetta nell'altra vita e per Matteo forse si profilava una rinascita, una salvezza, perché comunque dentro di lui c'era questo sentimento, no? Questa presa di responsabilità, ma questa attenzione alla vittima, quindi a me, alla mia famiglia, a mio figlio, ad Antonio. Questo volermi donare tranquillità e da lì non siamo più tornati indietro e da lì è cominciato questo percorso a tre, diciamo noi, perché comunque filtrato dalla presenza indispensabile di Irene, che tra l'altro è una donna per la quale io ho una stima immensa, e litighiamo, ci prendiamo in giro, ma in questa sede ufficiale lo dico, è vero, io ho una grande stima di lei perché è una donna con un cuore grande e con una intelligenza non comune. Lei ha fatto questo lavoro da mediatrice perché questi percorsi di giustizia nel nostro sistema giudiziario ovviamente non funzionano. Quindi io e Matteo potremo riprendere il nostro percorso vero soltanto quando Matteo uscirà dal carcere. Matteo ha avuto una condanna a 20 anni, che ovviamente per tutti gli sconti non saranno 20, ma Matteo quando uscirà c'è un buco nel mezzo. Quindi questo buco di cui la giustizia italiana non si vuole prendere carico e che stiamo coprendo grazie appunto all'intermediazione di Irene. Quindi questo percorso a tre, dove seguiamo i nostri progressi, seguiamo le nostre vite, le nostre ricadute, perché non tutti i giorni sono uguali, non tutti i momenti sono uguali, sono successe tante cose, anche altri momenti tristi nelle nostre vite, dove comunque ci siamo sostenute, dove ci siamo sempre state. E Matteo sa, io so dei suoi progressi, anche attraverso delle lettere, attraverso dei messaggi, ma soprattutto attraverso il dialogo continuo, quotidiano con Irene, perché non passa giorno che noi non ci sentiamo. Al di là dell'associazione, degli impegni che portiamo avanti insieme, noi ci sentiamo ormai anche come amiche, perché è questo poi che siamo diventate, perché col tempo ci siamo rese conto che quel ruolo, quell'etichetta che ci avevano appiccicato addosso, no? Quello stigma, la mamma dell'assassino e la vedova di Antonio, vero, però piano piano siamo ritornate ad essere Claudia e Irene e quindi ad essere due persone amiche che si volevano bene, che avevano dei valori che condividevano, perché noi condividiamo molti valori, anche magari da punti di vista diversi, ma abbiamo
insomma, dei valori sulla fratellanza, sull'amicizia, sul concetto di persona, no? Noi crediamo che anche chi ha commesso il crimine più grande è comunque una persona e non come si pensa normalmente che siano simili alle bestie, no? E quindi questo pensiero comune sulla vita, sull'uomo, sull'essere umano ci ha accomunato e ci ha portato appunto ad andare avanti in un percorso che e noi speriamo che durerà per sempre, il nostro rapporto durerà per sempre. Questo. Te, Irene, non so se vuoi dire qualcosa. No, aspetto le domande, se ci sono. Allora, adesso vediamo se ci sono domande. Intanto, Claudia, grazie. Due parole solo su questa tua testimonianza e condivisione. Prima di tutto che hai detto, la mia rabbia all'inizio è venuta fuori ed è stato sano e giusto, altrimenti sarebbe stato finto, erano i miei sentimenti. Quindi anche questo, no? Altrimenti sarebbe stato finto. Invece quello che c'era, come dire, è stato sano anche tirare fuori e chiamare con il proprio nome, i propri sentimenti. Poi c'è stato un passaggio. Tu guardandolo negli occhi hai detto, ho letto nei suoi occhi la disperazione e un'impotenza di chi non poteva tornare indietro. Ed è stato quello che ha fatto nascere poi in te la compassione. E hai detto anche, secondo le logiche comuni, la vendetta era la cosa più giusta. Adesso io voglio solo dare delle sottolineature perché... Allora, è vero che queste sono training interviste, ma voi capite, e parlo agli amici che seguono, che più training di quello che ci stanno facendo Irene e Claudia, io quello che posso fare, posso sottolineare qualche aspetto, ma credo che siano veramente parole così cariche di vita e di vissuto vanno bene così, cioè non serve aggiungere altro, ecco. Quello che volevo far notare è la risposta anche che ha dato Matteo a Claudia, ha detto in qualche maniera volevo sollevarti quando ti ha sorriso, quando è stato dato l'ergastolo, tu piangevi e lui ti ha sorriso. E guardate un po', è proprio lo stesso input che ha spinto Irene ad andare da Claudia all'inizio, cioè in qualche modo voleva darle sollievo. E abbiamo visto poi anche per quanto riguarda tutti i benefici del perdono, se vi ricordate, abbiamo visto che un beneficio del perdono è il passaggio da significati drammatici a significati più costruttivi, nuovi e funzionali. E qui credo che lo vediamo chiaramente proprio il passaggio dai significati drammatici ai significati invece funzionali. Tra l'altro, Matteo ha fatto proprio un percorso, si è anche laureato, vero? Allora, si è laureato in scienze dell'educazione, ha preso una specializzazione in pedagogia, ha chiesto di fare l'educatore. All'inizio questa cosa gli è stata negata, poi ha fatto ricorso, l'ha vinto ed è diventato educatore. E io stavo condividendo prima dell'intervista con Claudia e Irene, in questo io ho visto una foto di Matteo e ho visto gli occhi che ha Matteo. E personalmente posso condividere questo pensiero. Penso, suppongo che questo cammino e che questi occhi siano veramente frutto di tutto questo amore e di tutto questo coraggio, di tutto questo dolore che è stato poi trasformato davvero in qualcosa di generativo, perché altrimenti sarebbe rimasta una storia di dolore, di disperazione, di rabbia, come ne vediamo tante, come ne vediamo tantissime. Allora adesso vediamo se c'è qualche domanda.
Allora, vi leggo un po' di commenti. Buona serata, interessante, grazie. La salvate questa intervista? Sì, viene salvata sul canale YouTube. E poi un'amica ci dice: grazie, queste storie dovrebbero andare in prima serata. Ecco, ti abbraccio. Ok, quindi non ci sono domande. Però non ci sono domande. E allora una domanda ve la faccio io adesso, ed è questa. Voi avete vissuto questo percorso così, e invece intorno a voi ci sono amici e parenti. Come hanno vissuto il vostro vivere, il gioco di parole, vivere questa esperienza con questa scelta così generativa? Non so chi vuole rispondere. Sì, comincio io. Vabbè, non è facile rispondere a questa domanda, perché ci sono varie sfaccettature, varie situazioni, quindi non tutte le persone hanno reagito nella stessa maniera. C'è chi ha provato tanta rabbia, quindi si è quasi scandalizzato, no? Perché tante persone che per esempio a me e Irene dicevano: vi dovete riprendere, vi dovete rialzare. Quando ci siamo rialzate, abbiamo iniziato questo cammino insieme, appunto si sono scandalizzate e non diciamo che ci hanno fatto anche un po' di guerra in alcuni casi, insomma, quindi non è stato semplice. Però quando tu credi veramente in quello che stai facendo, non ti ferma più nessuno. Poi a poco in realtà ci sono state anche delle persone che hanno cercato di capire, quindi persone che ci volevano veramente bene, che hanno cominciato a fare domande, a capire perché, a capire dove trovavamo la forza, chi invece ci ha abbandonato e semplicemente è andato per la sua strada e non ci ha più chiesto niente. Quindi dipende molto anche dalla sensibilità, dal bene che ci hanno voluto. Qualcuno anche è spaventato da questa cosa, no? Per cui senza giudizio da parte nostra, ovviamente, ha cambiato strada. Però sai, poi abbiamo tutta la vita, quindi noi rispettiamo molto anche i tempi degli altri, perché non è detto che le persone, no, abbiano tutti gli stessi tempi. A me spesso domandano di mio figlio, no? Cioè mio figlio ha una grande stima di quello che stiamo facendo, per esempio, però al momento non vuole essere coinvolto, ma nessuno, né io né Irene, nessuno intende coinvolgerlo, perché ogni persona ha una sua strada, ha i suoi tempi, c'è chi ci arriva, c'è chi non ci arriverà mai, semplicemente perché non... probabilmente per come è costruito, per come è fatto, non ha proprio le forze in sé per arrivarci. Quindi io e Irene ci riteniamo due persone fortunate, perché poi alla fine questo percorso ci ha portato a rinascere. C'è anche un fondo di egoismo in quello che abbiamo fatto, no? Perché diversamente saremmo state nel livore, soprattutto io nel livore, nella disperazione, magari facendo del male inconsapevolmente, involontariamente, anche alle persone che avrei incontrato lungo la mia strada, nella mia vita futura, che magari con quel dolore lì non c'entravano niente, perché quando tu hai rabbia, spesso questa rabbia la sposti su altri, no? Quindi noi, indipendentemente da quello che hanno fatto gli altri, riteniamo che questo percorso ci abbia salvato la vita e ci abbia fatto diventare persone migliori, e ci abbia fatto crescere e maturare, come sempre diciamo, un cammino che c'ha il cartello lavori in corso, quindi non è ultimato, forse finirà quando il giorno che chiuderemo gli occhi e passeremo di là, però per noi è veramente stato un cammino di guarigione, questo è quello che mi sento di dire a tutti voi. Certo, noi ti crediamo e si vede. E poi, come stavi dicendo, come abbiamo visto, cioè giustamente anche la riconciliazione non è un qualche cosa che si ottiene, un traguardo raggiunto, punto e basta.
essendo persone, essendo le relazioni sempre dinamiche, è una volontà che va rinnovata sempre, perché ogni comunque giorno. Ogni giorno ci sono. Un'altra cosa bella che tu hai detto prima, Claudia, che hai guardato quello che vi univa, no? Gli stessi valori anche, quindi guardare quello che unisce, però sempre ci sono comunque anche delle caratterialità diverse, insomma, e quindi ogni giorno. Molto diverse. Ogni Sì. Giorno. Vi chiedo adesso qual è l'obiettivo dell'associazione e come si può aiutare l'associazione. Irene, tocca a te. L'associazione, l'obiettivo dell'associazione dovrebbe essere quello di parlare di percorsi di riconciliazione, integrando quelle sono le due figure, no? Che è l'autore di reato e la vittima. Questo è l'obiettivo. Come dicevo in apertura, sarebbe la famosa in ambito penale mediazione. Purtroppo in questo momento non c'è la mediazione e quindi cerchiamo di raccontare la nostra storia per sensibilizzare i giovani, perché comunque mio figlio quando è successo era un ragazzo giovane, molto giovane. Quanti anni aveva Matteo? 19. 19. Il rischio che un ragazzo giovane, no? Può correre a fare un determinato tipo di vita. Perché quando siamo giovani non ce ne rendiamo mai conto, crediamo di essere, no, a me non succederà mai, toccami. Questo insomma l'abbiamo sperimentato tutti, no? Poi cerchiamo di andare nelle carceri per sensibilizzare quelli che sono comunque detenuti, perché io rappresento una loro amica, perché faccio parte di quel mondo, io sono la mamma di un ragazzo detenuto, e quindi verso di me. All'inizio provano subito empatia e casomai provano un po' più di antipatia verso Claudio. Poi alla fine provano più empatia per Claudio e meno simpatia per me, perché ci sono delle cose che a loro non risuonano molto. Il fatto che io parli di pena, parli di rieducazione, parli di responsabilità, mi guardano come dire, cioè, ma ti ricordi che se dovresti essere dalla nostra parte o no? E quindi insomma, è anche molto simpatico, no? Questo. Noi cerchiamo di parlare di questo, Sara. Cerchiamo di portare avanti questi messaggi qui. Però è chiaro che cioè, per fare questi percorsi bisogna prima di tutto, nel momento in cui accade qualsiasi cosa, non quello che è successo a me, spero che non accada mai più a nessuno. Bisogna buttare giù le maschere. Bisogna essere nudi davanti al dolore. Se non impariamo a essere nudi davanti al dolore, a prenderci tutto il freddo che il dolore dà, perché ne dà tanto. No, questi sono percorsi che non puoi fare. Ma nessuno, non questo nostro, proprio nessuno. Perché è molto facile, no? Cioè, stasera purtroppo si è parlato tantissimo, si è parlato un po' meno di quello che è il ruolo di chi poi deve chiedere scusa. E, insomma, essere perdonati significa custodire prima di tutto un dono che ti viene fatto. È un percorso molto difficile. Molto difficile, con una responsabilità molto grande. Quindi, per fare questo percorso, il percorso di riconciliazione, bisogna veramente mettersi al mondo, imparare a maneggiare la verità, imparare a maneggiare la responsabilità e decidere di iniziare un nuovo cammino. Anche perché questo ti porta a i percorsi di riconciliazione portano a questo, no? A creare poi intorno a noi tanti piccoli percorsi di riconciliazione. Non può essere mai un solo percorso. Quando te decidi di andare in fondo, di conoscerti, di andare in fondo alla tua vita, di
mangiare a morsi questo dolore per cercare di assaporarlo, di sentirlo, di farlo tuo, questo significa comunque iniziare a gestire tutti quelli che sono i rapporti che te stai vivendo in una luce diversa. E questo... Ripeti questa frase? Tempo ti trasformi. Niente può essere più come prima. Niente può essere come prima, è così. Quindi l'importanza di buttare giù la maschera, essere nudi davanti al dolore e prendersi tutto quel freddo. Sì. Sì. Sì, è questo, non c'è altro modo, non dico una cosa, non l'ho inventata io, questa cosa qui, cioè del fatto che il dolore, se te non lo vivi fino in fondo, fino a farti male, perché il dolore fa male, purtroppo questa è una cosa che le persone non si vogliono sentire più dire, cioè scappano tutti dal dolore, però il dolore se non lo vivi, e ve lo dico, guarda, perché nella mia vita è successo, torna sotto forma di qualcos'altro. Certo. E non ce la fai mai poi a chiudere il cerchio. Mai. Verissimo, io confermo tutto. E poi abbiamo parlato di verità. La verità è umiltà e l'umiltà è verità. E quindi questo buttare giù la maschera... La verità, non una verità. No, la verità. Siamo molto bravi, no? Ognuno a portare la bandiera della propria verità. Certo. E invece guardare le cose, chiamarle per nome e vederle proprio. È un cammino di coraggio. Certo, perché oggigiorno è molto facile, no? Ognuno porta con sé la propria verità. E quella deve essere, cioè... La mia è questa, la tua è questa, ma non è così. E poi si vede il frutto che porta, anzi che non porta, quando non c'è questa presa di responsabilità. Va bene, allora vediamo un attimino se ci sono domande. Ah, c'è un commento. Michela, grazie Sara, grazie alle relatrici per la bellissima testimonianza, bellissima opportunità per noi tutti ascoltare storie di riconciliazione. Grazie Michela, ringraziamo anche Michela. Ecco sì, è veramente un'opportunità. Va bene. Allora, sono le 22:05 e quindi... terminiamo qui questa intervista, questa training intervista. Un'ultimissima cosa, proprio, Claudia, ti sei incontrata con Matteo 5 volte, adesso vi sentite telefonicamente, per 1 anno e mezzo non è stato possibile per voi incontrarti, e i 5 incontri sono stati possibili quando Matteo era nella comunità di Don Mazzi a Milano, giusto? Questo. Matteo quindi ha fatto 1 anno e mezzo di carcere a Grosseto, dopo la Cassazione è rientrato a Bollate, si è laureato, però il percorso con Claudia di Matteo ha avuto uno stop. Ecco, quindi magari con questa intervista lasciamo anche una... come dire, così, cerchiamo di trasmettere questa urgenza, questa necessità, anche perché questi percorsi abbiano veramente più la possibilità di essere messi in atto, perché c'è davvero tanto odio, tanta cattiveria, tanta rabbia, che è quella che poi fa star male tutti, e una volta in cui si trovano persone che davvero mettono in pratica, in atto, una storia vera, viva, vera di riconciliazione, poi sarebbe bello, ecco, che anche la legge desse più possibilità di portare avanti questo. Allora, ho conosciuto, abbiamo qua Coach Giannazzo, ho conosciuto Matteo in Exodus, un ragazzino
ha mostrato ammirazione nei suoi confronti per ciò che aveva fatto. Matteo, piangendo, gli ha spiegato quanto si stesse sbagliando. Non gli ha parlato della sua pena, ma solo del dolore che aveva causato a Claudia. Penso sarà un bravissimo educatore. Complimenti ad entrambe. Per tramutare una tragedia in una storia bellissima bisogna essere speciali. Ecco, questo. Quindi, avevo promesso che non mi commuovevo, ma io non lo so, ce la faccio. Ok. Allora, che dire? Cioè, lo... Cosa? No, non si no, no, assolutamente. No, no, non piango, è che sapete che cos'è? È che, cioè, effettivamente, ma vedete i frutti dell'amore? Cioè, di quelle spogliazioni di cui hai parlato tu, Irene, di cui hai parlato tu, Claudio, questo essere nudi davanti al dolore, cioè tutta quella fatica che io non, sicuramente non riesco neanche a immaginarla, perché, cioè, penso che chi c'è passato, poi ognuno ha le sue, però una cosa così, cioè, leggere anche adesso questo messaggio rivolto proprio a questo incontro di questa persona con Matteo, e questi sono i frutti di un cammino fatto nella forza dell'amore e non nella rabbia, perché poi il perdono, per perdonare bisogna essere coraggiosi, cioè è un cammino per coraggiosi. Poi abbiamo detto è per tutti, sicuramente noi che abbiamo fede, vabbè, non si può dire di no, siamo un po' agevolati, perché dai, è la verità, però comunque sia, indipendentemente dalla fede, è per tutti, anche se alle volte si associa il perdono propriamente a qualcosa legato alla fede, invece non è così, perché comunque il perdono è davvero per tutti e fa del bene sempre comunque a tutti. Va bene, allora io vi abbraccio con tutto il cuore, grazie per la vostra testimonianza, per la vostra disponibilità. E chi lo sa, speriamo di vederci e di rivederci. Magari dal vivo. Magari dal vivo. Allora, mi raccomando, lo dico agli amici che ci seguono, l'associazione si chiama Amica in Adele, tra l'altro bellissimo il nome, perché viene da amore e amica. E Irene ha detto sì, Claudia è proprio una mia amica, ma una sorella acquisita per me, è vero? Sì. Sì. Purtroppo. Sai com'è? Sto scherzando, ma adesso. Che scherzo. Sono la sorellina più piccola, quella più birbante. Cosa? Sono la sorellina più piccola, quella più birbante. Oh no, Claudia. Sì, è vero, io sono quella vecchia, è vero. Perfetto, siamo proprio in famiglia. Va bene. Allora, grazie. Ciao, grazie. Ancora a voi. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Ciao, ci sentiamo domani. Sì, ciao Irene, ciao Sara. Ciao. Ciao. Ciao.